Urca! Urca! Era fuori gioco comunque. La doppia! Se si è cacciata via la buttate fuori. E cosa? Italia? Ma come lo trovate? Oh raga dai fessi Dottore! Più gol. Sì, sensazione, metterci più gol. Oh,
41esimo. Metti 41 e 40 fischio finale. La roba di pieno con l'aspetta, ragazzo. Diego Guatelli, allenatore della Cogornese. La Cogornese cala il poker e conquista 3 punti preziosi. Sì, abbiamo fatto una buona partita. Eravamo un po' rimaneggiati, abbiamo fatto una settimana difficile perché comunque arrivavamo con qualche giocatore infortunato, qualche turno febbricitante, avevamo 4 giocatori squalificati, venivamo da una sconfitta, quindi era importante recuperare subito. Finalmente credo che abbiamo capito che l'approccio alle partite deve essere diverso. Io speravo di non dover aspettare quel segnale di sabato scorso, dove c'è stata comunque una sconfitta non meritata, ma che ci siamo andati a cercare regalando un tempo come avevamo già fatto nelle partite precedenti, giocando probabilmente con poca concentrazione. Oggi, rimaneggiati, abbiamo avuto un buon approccio sulla partita e abbiamo continuato ad avere, secondo me, una mentalità giusta, sapendo che adesso in avanti nessuno è concesso di sbagliare più nulla. Insomma. Il prossimo match? Sì, giochiamo a Deva Marina, un campionato contro ancora al Deva, una partita difficile, ma noi dobbiamo preparare prima la finale a Bogliasco di Coppa Liguria, che comunque ormai che ci siamo proviamo, insomma, voglio dire, a portare il trofeo a casa. La società non l'ha mai vinta, quindi giustamente, mentre siamo partiti dall'inizio con l'idea di giocare la Coppa Liguria per far giocare chi gioca meno, siamo arrivati poi in fondo con un paio di battaglie anche ben giocate, agonisticamente e tecnicamente, quindi prepariamo la partita dell'11 e poi avremo solo 3 giorni per preparare la partita con Real Deva. Ma in questo momento, guarda, un avversario vale l'altro, nel senso che quasi tutti ormai si giocano qualcosa, poi è chiaro che chi si gioca ai play-off ha probabilmente più qualità di chi gioca per evitare i play-out, però è anche vero che dall'altra parte, insomma, chi vuole giocare per evitare i play-out mette qualcosa in più dal punto di vista agonistico, quindi le partite sono tutte difficili, siamo sopra uno e finché siamo sopra un punto dipende solo da noi, anche se poi pensare di fare 15 punti è praticamente impossibile, però noi, insomma, cerchiamo di tenere testa alla Calvarese, alla quale faccio i complimenti perché malgrado che abbiamo tenuto un ritmo punti gara nel giro di ritorno elevatissimo, secondo me, insomma, è sempre di attaccata, quindi chiunque vinga credo che si sia meritato rispetto alle altre 14 squadre di vincere il campionato, speriamo di essere noi chiaramente. Un 4-0 che rappresenta comunque un buon viatico sia per la partita di Coppa Liguria che per il prosieguo di questa stagione, da incorniciare comunque. Ma sì, direi che intanto è stata un'ottima stagione a prescindere da come va, perché poi spesso le valutazioni si fanno sulla base, giustamente o meno, sulla base dei risultati finali. Io dico che per un allenatore vedere giocare una partita come quella di oggi, anche dico dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del gioco, quando hai fuori 4-5 undicesimi dei titolari, significa che comunque penso che si sia lavorato bene. Faccio i complimenti a chi ha giocato meno, perché io lo sapevo dall'inizio che poi ci sarebbe stata la partita, le partite di cui avevamo bisogno di tutti, e avevamo avuto bisogno di tutti, sono fatti trovare pronti. Sicuramente è un'iniezione di fiducia, perché dovevamo dare una sterzata non tanto al risultato della settimana scorsa, quanto al fatto comunque di evitare di trovarci l'alibi dell'arbitro che, insomma, ha avuto una giornata infelice o di altre cose. La squadra ha capito che, insomma, doveva fare ammenda, non solo la squadra, compreso il sottoscritto, perché probabilmente qualcosa avevamo sbagliato tutti quanti. Oggi abbiamo avuto l'approccio felice sulla partita, credo che il risultato sia più che meritato, abbiamo fatto una buona partita da tutti i punti di vista. Oggi sono, ti ripeto, soddisfatto anche qualcosa di più del solito, proprio perché ho visto i giocatori che si sono sempre allenati, che hanno giocato meno, dare un buon apporto alla squadra da tutti i punti di vista. Giuseppe Di Cuonzo, allenatore del Borgo Rotondo, un commento su questa partita? C'è poco da commentare, purtroppo atteggiamento sbagliato, poi entriamo in campo e abbiamo avuto l'infortunio dell'autorete. Quindi poi passando già 1-0 in svantaggio con la prima in classifica, comunque diventa dura. Poi noi comunque non stiamo attraversando un momento difficile, perché
non c'è quell'armonia di gruppo che dovrebbe esserci per tirarsi fuori da certe situazioni, quindi tutto quello che sbagli alla fine si ripercuote sulla tua squadra. Speriamo di rimetterci un po' in sesto adesso, abbiamo 15 giorni di sosta, quindi vedremo un po' di lavorare almeno sul discorso del gruppo e poi con la Calvarese cercheremo di entrare in campo un po' più concentrati, un po' più di cattiveria agonistica per fare quei punti che ci servono per salvarci, perché comunque io ci credo sempre alla salvezza e poi al di là di tutto se deve sempre più andare male le cose dovremmo fare i play-out, però speriamo di evitarli perché comunque è un prolungamento di questa agonia in questo momento. E sono abbastanza amareggiato un po' per certi atteggiamenti di un paio di giocatori che comunque credo che potevano dare di più, anzi dovrebbero dare di più, invece c'è un po' di menefreghismo, mentre altri invece sono amareggiati per il comportamento di certi compagni, quelli che ho detto prima, senza far nomi, ma penso che lo sapranno. E quindi vediamo un attimino di aggiustare le cose in settimana, in quella prossima, poi cerchiamo di ripartire bene per le ultime quattro partite, che adesso abbiamo la Calvarese, poi spero che le ultime tre siano un po' più alla nostra portata, perché noi comunque non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo solo salvarci e avendo avuto quattro partite di seguito con le squadre prima in classifica non è che potevamo pensare di fare dei grossi miracoli. Comunque va bene, andiamo avanti. Il prossimo match sarà particolarmente impegnativo, giocherete contro la Calvarese, attualmente seconda in classifica. Sì, appunto, l'ho detto prima, la Calvarese noi all'andata, a parte che noi il nostro campionato, l'ho già detto, ripetuto, probabilmente lo dico fino alla noia, doveva iniziare a gennaio con l'innesto di quei 5-6 nuovi, però non è servito tanto perché comunque questo purtroppo non è un gruppo che è amante del lavoro, dell'allenamento. Ogni settimana siamo costretti a allenarci in pochi, 8-10 quando va bene, 14 martedì scorso per fortuna, però evidentemente non c'è molto attaccamento da parte di tutti a questa società che comunque è 4 anni che è in seconda categoria e ci tiene a mantenere, come ci tengo io del resto, a mantenere la categoria. La Calvarese sì, è un'ottima squadra, all'andata avevamo perso, però mi ricordo che avevamo fatto un'ottima partita con carattere e addirittura avevamo giocato in 9 dall'inizio, perché era quel momento che fino a dicembre noi eravamo proprio contattissimi. Ci siamo trovati a giocare in 9 la domenica mattina e poi loro hanno fatto gol, mi pare, il primo gol dei due che hanno fatto al 70° minuto quando siamo rimasti in 8 e poi abbiamo fatto il secondo gol, ci stava a perdere. Però se avessimo almeno quel carattere, quella voglia di quella partita lì nel ritorno, probabilmente possiamo fare anche bene. E per bene non dico vincere, però perlomeno non perdere e fare una partita dignitosa come nelle nostre possibilità.